Buonasera a tutti dal vostro Enrico KPC, due C, mi raccomando. Allora, ragazzi, vi iscrivete qui. Questo è il mio secondo canale, si chiama Il Mondo di Enrico. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. E in questo canale, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ci sono delle live aperte a tutti. Chiunque può entrare, tema libero per parlare di qualunque cosa. A volte è puro cazzeggio, a volte si discute di qualcosa. Può entrare veramente chiunque, anche semplicemente per uno sfogo, per pubblicizzare un canale, se l'avete, qualsiasi cosa. Se volete, iscrivetevi e se volete, il lunedì e il mercoledì e il venerdì alle ore 9 di sera, 9-10 di sera, live. Allora, oggi parliamo di fermenti lattici vivi. Ragazzi, i fermenti lattici vivi non pensano, non amano, non riflettono, non hanno paura della morte, non sognano. Ok, il video può terminare qui. Vi volevo dare questa notizia. Perché vi do questa notizia? Perché ci sono delle persone che hanno dei dubbi circa questo. Perché siccome sono fermenti lattici vivi, sono vivi, non sono morti. E quindi avranno una certa interiorità, delle riflessioni, dei pensieri, dei sentimenti. No! Non è che se voi sentite la parola vita, esseri viventi, dovete pensare agli esseri viventi umani. Noi siamo vivi, pensiamo, riflettiamo, amiamo, abbiamo paure. Quindi tutti gli altri esseri viventi hanno le stesse possibilità e le stesse cose. No, no, non è che basta essere esseri viventi per pensare, amare e riflettere. Tu pensi, ami, rifletti in maniera elaborata se hai la possibilità di farlo, se no non puoi. E vi assicuro che i fermenti lattici vivi non pensano. Cioè, non è che i batteri sono esseri viventi? Sì. O no, fino a prova a contare, i batteri sono esseri viventi. Non è che se io ho dei batteri qui nella mano e mi lavo le mani, commetto eticamente un omicidio, perché comunque è un essere vivente, gli privo la possibilità di vivere. Lui voleva vivere e io lo ammazzo, i suoi cari soffrono. Non soffrono i batteri nel vedere morire altri batteri. Non esiste questa cosa. Perché purtroppo quando la gente sente, alcune persone quando sentono la parola vita, è vita, quindi sofferenze come noi, pensieri come noi, non è così, non è così. E quindi si sfocia purtroppo in un certo tipo di fanatismo che porta al oddio, come si dice? Vegetarianesimo fanatico, in cui tu non devi ammazzare gli animali perché altrimenti sei un criminale. Ma non basta, il passaggio successivo per diventare più sensibile è diventare vegano, così non fai del male agli animali. In quanto uccideri per la carne, ma non li sfrutti nemmeno per le uova, per il latte, eccetera. Il passo successivo è fruttariano, perché comunque anche non soltanto gli animali soffrono, anche altre creature, e quindi ti devi limitare alla frutta, perché le piante, l'insalata, per esempio, è un essere vivente, quindi soltanto alla frutta. E il passo successivo è nemmeno la frutta, perché comunque la frutta in certo senso è viva ancora. Se pianti un nocciolo, cresce un albero, e quindi il passo successivo sarebbe praticamente nutrirsi di un solo frutto, melariano, non so come si dice, fino ad arrivare a mangiare aria. Qualcuno non arriva a questo perché altrimenti si muore, e uno dice: beh, ma siccome devo vivere, siccome devo sopravvivere, io non vorrei uccidere nulla, non vorrei uccidere della vita, però è impossibile essere coerenti fino in fondo, quindi mi devo adattare. Un po' di formaggio devo mangiare, qualcuno dice, le verdure, l'insalata, al massimo elimino la carne. Cerco di, come posso dire, non riesco a essere perfetto, però cerco di essere un po' meno peggio degli altri. Non mangio la carne, mi limito ad altre cose. Mi rendo conto di non essere coerente con la mia etica, con la mia morale, però devo vivere, non posso morire, altrimenti muoio di fame. E il delirio, ragazzi, è che non c'è nulla di incoerente, perché non è un crimine mangiare né degli animali, né delle piante, né del formaggio. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. È normale mangiare, è normale cibarsi. Poi ripeto, se uno non vuole mangiare delle creature che prima pascolavano, io posso capirlo. Ma su di questo non ci deve costruire la morale, è un crimine, è un crimine, è un crimine. Prima di tutto, e in secondo luogo, ancor peggio, è veramente assurdo se poi ci si mette a parlare pure dei pensieri e dell'emotività
dell'insalata, delle piante, dei fermenti lattici vivi, perché questo va oltre il discorso degli animali, perché gli animali potrei capire, gli animali, i mammiferi soprattutto, sono come il mio gatto qui, cioè un coniglietto che prima camminava, era anche affettuoso, lo mangio, mi può fare senso, posso anche capirlo, se, a meno che non vai, poi non capisco andare dagli altri a dire criminale, però posso anche capire. Ma arrivare a dire i fermenti lattici vivi sono vivi e quindi mi sento male mangiarli, oppure, non lo so, delle melanzane sono comunque vive, mi sento male mangiare quella pianta, questa è assurdità pura, è assurdità, perché vi assicuro che i fermenti lattici vivi sono vivi, ma non soffrono, non vogliono vivere. Cioè, un animale delle emozioni ce le ha, se vogliamo, anzi, sicuro. I fermenti lattici vivi non hanno emozioni, i batteri non hanno emozioni. Quindi lì è delirio puro, senza se e senza mai. Già sbagliato tutto il discorso a monte, criminalizzare chi mangia carne, ma arrivare a dire che tutte le forme di vita non andrebbero mangiate se si vuole essere coerenti e sensibili, questa è follia pura. Non è sensibilità pensare che il fermento lattico vivo possa essere sofferente. È veramente non avere un senso e una logica. Significa non avere un senso e una logica. Perché allora, se adesso mi masturbo ed eiaculo, in un certo senso i miei spermatozoi sono vivi finché non muoiono. Si dice pure che hanno un periodo di vita, poi dopo 10 minuti muoiono. E se andassero in una vagina non feconderebbero. Bene, prima di morire sono vivi, ma non è che soffrono, non è che, non, che hanno ambizioni. Quindi non è che se riempio i miei spermatozoi di pugni qui sul tavolo commetto un qualcosa di deprecabile. Dai, riflettete, persone, ragazzi, ragazze. Poi ognuno può scegliere il proprio stile di vita. Per qualunque motivo, ma non devono essere queste le motivazioni. Un saluto e alla prossima. Ciao. Non rovinatevi la vita con stili di vita malsani che vi fanno male alla salute in virtù di qualcosa che non esiste. Un saluto, ciao.